Sei pronto a ridere con queste 6 barzellette sull'università del riso? Un ragazzo torna a casa e il padre gli chiede: "Come è andata a scuola oggi?". E il ragazzo risponde: "Ottimo, oggi in classe di matematica abbiamo contato fino a 10". Il padre, perplesso, chiede: "E domani?". Il ragazzo risponde: "Da 11 a 20, forse". Un giorno, l'insegnante dice ai suoi studenti: "Domani avremo un compito in classe". Uno studente risponde prontamente: "Bene, spero che tu lo faccia bene". L'insegnante di storia chiede a un ragazzo: "Chi scoprì l'America?". Il ragazzo risponde: "Cristoforo Colombo". L'insegnante, soddisfatta, chiede: "E quando?". Il ragazzo, perplesso, risponde: "Non lo so, signora, quando non c'ero". Un ragazzo si presenta all'esame di fisica. Il professore, con un ghigno, gli chiede: "Sei in grado di spiegarmi la teoria della relatività?". Il ragazzo, impassibile, risponde: "Sì, certo. Lei è in grado di farmi una domanda su di essa?". Un insegnante chiede ad un alunno in ritardo: "Perché sei in ritardo?". E l'alunno risponde: "Ero a letto, sognando. E quando ho realizzato che stavo sognando la scuola, sono corso qui il più velocemente possibile". Durante un'interrogazione, l'insegnante chiede a un alunno: "Qual è la differenza tra ignoranza e indifferenza?". E l'alunno risponde: "Non lo so e non mi importa".